Ciao a tutti, oggi sono andata a lavorare, sono tornata da lavoro, mentre stavo tornando da lavoro mi sono fermata in tipo uno stock. Allora ho preso qualche cosa, adesso ve lo faccio vedere. Poi vi dico anche quanto ho speso in tutto. Allora ho comprato questa maglia qua. Così. È di Elena Miro. Dopo ve la faccio vedere. Faccio vedere indossata anche. Questa qua. Allora, poi ho preso questa qua. Senza maniche. Tipo un gilet. Così. Questa di Fiorella Rubino, poi ho preso questa qua, una maglia fatta così, sempre manica lunga. Anche questa di Elena Miro, poi ho preso alcune cose, sono un po' grandine, però preferisco, mi piace stare comoda anche in casa. Cioè, questa qua non so se queste cose qua le uso poi andare fuori o uso poi in casa. Cioè, questo maglioncino qua fatto così, sempre di Fiorella Rubino. Poi ho preso anche questa, cosa qua, questo è molto carino, di questa marca qua, non so che marca è, mai sentito. Comunque così. C'era anche tanta roba di Desigual, se uno piace Desigual, a me Desigual non mi piace più di tanto, perché con tutti quei rami preferisco le cose un po' più basiche, ecco. Allora, praticamente in tutto quanto, ragazzi, ho speso 75 euro. Secondo me ho fatto un affarone oggi. Poi non dovevo prendere niente, però vabbè. Adesso ve li faccio vedere come stanno indosso. Eccoci qua. Primo, che tra l'altro c'è anche un cappuccio. Non so se si vede bene. Posso usare anche in casa questo, non è che devo uscire. Potrei anche uscire, sinceramente, perché è carino. Adesso dovrò lavare tutto. Allora, questa è una cosa. Questa. Questa fatta così. Non ha le tasche. Questa fatta così. Ma alla fine è carina anche questa. Allora, poi, vabbè, adesso queste me le provo senza maglie, ve le faccio vedere. Aspetta un attimo, questo qua. Questa è una taglia media, però fatto così. La manica, sinceramente, sarebbe lunga, però lo uso così. Mi piacciono le cose un po' larghe. Dopo c'è anche una cosa così, che poi tra l'altro lo posso abbinare anche con questo. Faccio vedere. Un po' da signora questa. Però va bene.
l'ultima. Questa è l'ultima. Dai, è carina anche questa. Posso usare come maglioncino, se no posso mettermi anche un altro cardigan sopra. E secondo me non sta male. Adesso li dovrò lavare tutti e poi basta. Bene, adesso mi cambio e poi se mai facciamo anche qualcosa da mangiare, se vi va. Ed eccomi qua, mi sono cambiata. Adesso devo lavare alcuni piatti, perché anche stamattina ho fatto un po' di casino qua. Poi ho tanta roba da stirare, da lavare. E niente, adesso vediamo quanto tempo ci metto a fare tutto quanto. E poi forse vado anche a stirare. Vediamo. Intanto laviamo. Oggi pensavo di fare delle piadine, perché un altro giorno quando sono andata alla COP praticamente mi è successo che mentre lavo piatti, vi racconto, che ho preso il prosciutto cotto. Il signore mi ha dato il prosciutto cotto al posto di prosciutto crudo, l'avevo già tagliato, allora l'ho preso. Allora ho detto, beh, adesso cosa me ne faccio con il prosciutto cotto, e poi ho pensato di fare delle piadine oggi. Poi la ricetta trovate in un'altra playlist, ho fatto apposta così ci avete anche ricetta. E niente, non ci faccio le pedine e poi domani non so, mangerò una bistecca con un po' di insalata. Quando sono andata alla COP, sono andata a piedi e passo vicino a un parco. Dove c'è praticamente hanno fatto un mobiletto. In un parco, dopo vi mostro un video, non ho fatto il video un'altra volta perché sennò dopo il video diventava troppo lungo. Allora voglio portare lì, faccio vedere dove, capite in un video, e praticamente voglio portare i libri che ho letto, che non so che non li leggo più, che non mi interessano più, li porto lì in quel parco lì. Svuotare, tra l'altro è piena anche quella. Questi qua sono molto comodi, porto sempre qualcosa da mangiare con me quando vado a lavorare. L'ho preso con i punti della COP, questo qua è molto comodo, anche la misura è giusta. Sempre l'acqua con me. Allora smettiamo anche la stoviglia. Qua c'è lo zucchero di canna che è finito. Adesso poi quando lo compro lo metto qua.
Questo si è lavato malissimo. Uso la lavastoviglie, ma tante volte, cioè prima non usavo pochissimo la lavastoviglie, poi mi si è rotta. Poi è venuto un tecnico e mi fa: ma perché non usi la lavastoviglie? Poi da quella volta lì, perché si rovina, non è che non usando si rovina la lavastoviglie. Allora da quella volta lì uso la lavastoviglie. Allora, facciamo le pedine, sempre la mia vaccinella. Allora, sapete cosa stavo pensando? Che io, dentro il negozio, quando ho provato la roba, ho detto, vabbè, al massimo uso in casa la roba, però anche cardigan, quello che dice, a me non mi dispiaceva, sinceramente, secondo me non è male. Adesso guardiamo. Ops. Sempre 500 grammi, faccio 500 grammi, perché faccio 5 piedine, allora 500 grammi, 30 grammi di strutto, e poi alla fine no, sono 50 grammi di strutto, scusate. E l'acqua calda. Così praticamente. Adesso facciamo riposare
una mezz'oretta, potrebbe anche 15 minuti, però faccio il riposo per mezz'oretta perché ho un po' di tempo. Allora, idea, cambio di programma, visto che ho parlato dei libri, ne parliamo anche di un'altra cosa, libri che porterò sicuramente, ho messo tutto ecco dove sono perché avevo già fatto una pila di libri. Allora, adesso ve le metto così. Tra l'altro, non so se vi è mai capitato, ma a me mi è capitato anche questo. Avevo comprato questo libro qua, avevo letto, mi ero dimenticata. Poi quando c'era il lockdown, avevo ricomprato il libro. Quando lo leggevo dicevo eppure avevo già letto quel libro qua, dopo l'ho capito come mai. due. Allora, c'era stato un tempo che anche questa è la stessa cosa, poi possiamo aggiungere anche questo volendo allo stesso libro. Possiamo aggiungere anche questo, che tutti ne parlano, no? Anche questo. Quando ho letto questo libro qua, sarà stato 3-4 anni fa, infatti questo qua quasi quasi lo tengo, e l'avevo fatto un bel decluttering. Questo libro qua e mentre lo legge, no, dice adesso butto questo, adesso butto quell'altro, butto via roba, e poi alla fine ho incominciato, non so, ho avuto un pensiero, ho detto bah, volevo rileggere tutti i libri sul minimalismo, volevo informarmi un po' di più. Alla fine di tutti questi libri direi che minimalismo, mia nonna era minimalista, i vostri nonni, i vostri bisnonni erano minimalisti, erano tutti minimalisti una volta, alla fine. Inutile che uno, cioè, se uno deve comprare questi libri qua, dico non comprarli, non ne vale la pena. Non dobbiamo essere consumisti, giustamente, però sono cascata anch'io, cioè, sono cascata perché guardavo quelli che sono minimalisti e poi alla fine non credo che sono minimalisti, scusate, però non voglio, cioè, il minimalismo, capisco che ti piace la casa bianca, capisco che c'hai due sedie, capisco che c'hai due padelle, capisco i giapponesi perché c'hanno
hanno poca roba, perché hanno una vita che un giorno c'è la casa, un altro giorno non c'è. E niente, credo che non i minimalisti che sono oggi, no? Cioè, qua, sono tanti youtuber che sono minimalisti, no? Che parlano di minimalismo, qua e là, su giù. Però di tanti minimalisti ce ne sono pochi, secondo me. Secondo me, e poi non voglio offendere nessuno. Un minimalista non ha un cellulare tipo come nostro, no? Che scorre, c'è un cellulare ancora con i tasti. Un minimalista non ha neanche la TV in casa. Un minimalista non sa neanche cos'è YouTube. Cioè, parliamo chiaro. Cioè, un minimalista è uno che, secondo me, poi non voglio offendere nessuno, non voglio dire niente a nessuno, però ho pensato tanto, perché mi piace molto, ho seguito anche alcuni youtuber che sono minimalisti. Oggi come oggi credo che ce ne sono pochi. Un minimalista ha l'orto, un minimalista deve avere l'orto. Se tu non hai orto e non lavori la terra, ti scarterei già, ecco. Sei già scartato, perché non sei minimalista, perché un minimalista è quello. Un minimalista c'ha l'orto, c'ha le galline, e vive la vita molto... Vive in campagna, cioè, quello che penso io. È così. Ho comprato tanti libri di minimalismo perché volevo informarmi cos'è minimalismo di là di qua, però tutti questi libri qua non hanno senso, secondo me non hanno senso, mi spiace, però è così. Un libro che vi potrei, che secondo me ti fa pensare un po', un libro tipo questo. È da un anno che lo leggo, direte, un anno che leggo un libro, sì, un anno che leggo il libro, perché è un libro, perché c'è una pagina praticamente al giorno da leggere. È un libro che ti fa pensare, è un, adesso vi spiego com'è. Questo libro qua è stato scritto di Jiddu Krishnamurti, si chiamava, nato in India nel 1895. Jiddu Krishnamurti è stato un noto maestro spirituale che ha ispirato milioni di persone con i suoi insegnamenti. Interessato all'umanità intera, Krishnamurti ha sempre dichiarato di non appartenere ad alcuna nazionalità, ad alcun credo o cultura particolare. Non si è mai schierato con nessuna scuola di pensiero, preferendo concentrarsi sulla condizione di essere umano nella sua globalità. Cioè, già lì ti dice tanto, perché lui ti dice, cioè, che tu sei un musulmano, che tu sei cattolico, o che tu sei ortodosso, o che tu sei di un'altra credenza. Tutta questa cosa qua, anche questa mi fa riflettere ogni tanto, no? Perché dice, sì, sono nata in una famiglia cattolica, per forza sono cattolica. Se nascevo in una famiglia musulmana, ero musulmana. Siamo condizionati molto dalla nostra famiglia, da dove siamo cresciuti, dove siamo nati, tutto quanto, e dove siamo adesso, Cioè, siamo condizionati molto dalla gente che ci circonda praticamente, e c'ha ragione, cioè, è così. E poi c'è scritto una bella cosa qua.
Perché volete studiare su libri invece di studiare la vita? No? Il discorso di questi libri qua, minimalismo, ci informiamo cosa c'è scritto. Cioè, scoprite che cos'è vero e che cos'è falso nell'ambiente in cui vivete. Solo così scoprirete la verità. Saggio, molto. Parole molto sagge. Questo è da leggere. Allora, tutti questi libri qua, questi qua, vabbè, questo posso anche tenerlo, perché se mi viene la voglia di fare qualche declutter in questa ti aiuta. Se no c'è anche questo e questi qua, li porto tutti al parco. Se qualcuno li vuole leggere, rilegge, lascio lì e basta, tutto lì.